Oggi vi porterò con me al volante di questa nuova Mazda 2 Hybrid. Cercheremo di capire insieme a chi è adatta questa automobile geniale e a chi invece è sconsigliata. Cercheremo di capire come si guida, come è fatta, ma soprattutto come fa ad avere dei consumi che sono al limite dell'incredibile. Quindi mettetevi comodi e godetevi questo test drive. Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi, per la felicità di tutti quelli che stanno cercando un'automobile da utilizzare principalmente in centro abitato, al volante di questa Mazda 2 Hybrid. Attenzione a non confonderla con il nome, perché si potrebbe ricadere nell'immagine della Mazda 2 commercializzata con il benzina classico e benzina mild hybrid. Questa non è quel modello, ci sono due modelli in gamma. Questa è la Mazda 2 Hybrid, dotata di un 1.500, 3 cilindri benzina, che funzionando insieme ad un motore elettrico ed una piccola batteria sviluppa 116 cavalli con delle logiche di funzionamento full hybrid. Ci tengo a precisare, stiamo quindi parlando di una compatta di segmento B che può muoversi nella sola modalità elettrica, senza però dipendere dalla ricarica domestica o peggio ancora dalla ricarica alla colonnina elettrica. Qui c'è energia elettrica, ma l'automobile è totalmente autonoma sia nelle fasi in cui deve cercarsi l'energia sia nelle fasi in cui deve spendere questa energia. Mazda 2 Hybrid, prodottino davvero interessante, perché non giriamoci troppo intorno: nonostante questa sia la gemella, la fotocopia vera e propria della Toyota Yaris, è un'automobile che riprende molte delle qualità offerte da Mazda, parlando di qualità a 360 gradi, quindi un'estetica particolare, una qualità interna che poi andremo a vedere, dei consumi che poi andremo a vedere, uno stile di utilizzo anche a livello dinamico che non è affatto male, che poi andremo a vedere, quindi alcuni dei pilastri sui quali è fondato il brand Mazda. Ma come molti di voi sapranno, questa automobile è identica appunto alla Toyota Yaris, perché c'è una condivisione a livello finanziario e a livello di piattaforme ingegneristiche che ormai da anni contraddistingue le collaborazioni tra Toyota e Mazda. Mazda nel 2023 ad oggi non ha una piattaforma dedicata e ingegnerizzata per ospitare dei moduli full hybrid, quindi hanno fatto un colpo di telefono agli amici di Toyota e gli hanno detto: ragazzi, ci serve una piattaforma full hybrid, ne avete una da darci? Ecco pronta una Mazda 2 full hybrid. E cosa ugualmente interessante, Mazda ha voluto commercializzare questa full hybrid giusto per abbassare il quantitativo di agenti inquinanti immessi dal brand nell'ambiente, perché molti di voi sapranno che le case costruttrici devono rispettare questi parametri al fine di non prendere multe ed essere comunque etichettati come brand inquinanti, soprattutto su alcuni brand, ma soprattutto su alcuni modelli molto più sportivi. Quindi a Mazda questo è un modello che fa davvero comodo. Alcuni di voi sicuramente si staranno chiedendo: Dario, che ce ne facciamo della Mazda 2 quando posso andare in uno showroom Toyota e comprarmi una Yaris? Molto semplicemente perché la gamma Mazda 2 è più semplificata a livello di allestimenti rispetto alla Yaris. Il prezzo di attacco, soprattutto nelle versioni intermedie e se giocate con gli accessori di questa Mazda 2 rispetto alla Yaris, è più basso. Ed oltre a questo, qualcuno di voi potrebbe essere interessato a delle formule di acquisto dedicate al mondo Mazda piuttosto che Toyota, qualcuno di voi potrebbe essere affezionato ad un venditore, qualcuno di voi potrebbe essere affezionato all'assistenza di Mazda. Quindi, ripeto, se state cercando una compatta di segmento B in questo mercato e con questa tecnologia di utilizzo, non perdetevi l'occasione di valutare anche Mazda 2 Hybrid. Prima di partire a parlarvi dell'automobile, due cose: come sempre vi chiedo di lasciare un like sotto questo video e di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, ma so che vi siete sicuramente già iscritti. Oltre a questo, molto utile per voi, qua sotto in descrizione diversi link utili, fra i quali quello per entrare nel gruppo Telegram dedicato ai gadget e agli accessori in sconto inerenti al mondo automobile. Qualsiasi accessorio, qualsiasi gadget, dateci un'occhiata. Grazie ragazzi. Automobile che potrei considerare, dopo aver provato in realtà non tantissime compatte di segmento B, perché quelle che ho provato finora, che trovate sul canale, sono tutte parecchio pepate, ma qui secondo me ci troviamo di fronte alla City Car 2.0 o addirittura 3.0. sicuramente fra tutte quelle che personalmente ho provato, magari anche in passato quando il canale non c'era,
questa è una delle meglio ingegnerizzate, è una delle più intelligenti ed oltretutto si guida anche molto bene. 1100-1150 kg in ordine di marcia, meno di 4 metri di lunghezza. I tecnici hanno fatto un ottimo lavoro sia sul comando sterzo, che è sempre molto morbido in tutte le modalità di guida. In realtà ci sono tre modalità di guida che non differiscono troppo l'una dall'altra, c'è qualche differenza, ma non sono differenze abissali. Comando sterzo, secondo me, veloce il giusto e sempre leggerissimo per farvelo usare al meglio in centro abitato. L'impianto frenante, come tutte le automobili full hybrid, o quindi le automobili che abbinano la frenata meccanica alla frenata di rigenerazione, va un po' interpretato, ma secondo me è assolutamente buono. Ho provato altre automobili anche più costose di questa che hanno un feeling molto peggiore rispetto a questa, quindi una volta fatto il piede vi accorgerete che si guida molto bene anche in fase di frenata. E nell'insieme tutto il body vi garantisco che si muove davvero bene, perché è leggera, è corta, è snella, è agile, è bella da guidare, ragazzi. Non è mai cosa buona e cosa intelligente su strada entrare in competizione con gli altri autisti sulle altre automobili, con gli altri driver, ma vi dico che sui miei passi di montagna con questo bel giocattolino ho dato del filo da torcere a delle automobili di fascia anche più alta e con più cavalli. Questo per farvi capire quanto sia efficace e in generale piacevole da utilizzare quest'auto. Non ve lo sto dicendo per fare un favore a nessuno, ma perché effettivamente è davvero così. Entriamo nel vivo parlando un po' di quello che è il funzionamento di questo sistema full hybrid, che ho trovato quasi una rivelazione rispetto a tanti full hybrid provati in passato, perché questo tipo di ibrido, come ben sapete, è l'ibrido che io preferisco. In città è l'arma definitiva contro il caro carburanti sicuramente, e anche contro l'inquinamento, perché questa è un'auto che ha dei livelli di inquinamento parecchio bassi, infatti si piglia l'incentivo, e direi giustamente. Modulo full hybrid che, come ben sapete, consente all'automobile di ricaricare una batteria che è più o meno il doppio di quella di una e-bike, di una bicicletta a pedalata assistita. Batteria che si ricarica nelle fasi di decelerazione e nelle fasi di frenata. Questa è un'automobile che io ho guidato veleggiando tantissimo e infatti poi i consumi mi daranno ragione. Una volta che l'energia viene immagazzinata, viene restituita in fase di accelerazione, viene restituita per far veleggiare l'automobile superata una certa velocità, e soprattutto viene restituita quando il motore termico si spegne, il 1500 3 cilindri si spegne e l'auto si muove solo in modalità elettrica, nel silenzio totale, nel comfort totale. Funzionamento del quale vi accorgerete principalmente in centro abitato, ma vi dico banalmente anche in autostrada quando state andando a 120 km orari. La mia automobile è un top di gamma, ha anche il cruise control adattivo. Davanti a voi si piazza un'automobile a 100 all'ora, l'automobile decelera, immagazzina energia e nella ripartenza ve la restituisce, quindi ripartite a 100 all'ora con la sola modalità elettrica, consumi zero, emissioni zero, silenziosità al massimo. Sistema, ragazzi, geniale. Qualsiasi sia la vostra preferenza in ambiente automobilistico, se volete qualcosa da utilizzare in centro abitato, il full hybrid è l'arma definitiva contro un futuro pervaso da alti tassi di inquinamento in centri abitati. È un motore fantastico, ingegnerizzato molto bene. L'accensione e lo spegnimento delle varie energie è molto sinergico, funziona molto bene. Il 3 cilindri quando riparte frulla un po', si sente che è un 3 cilindri, ma nulla di particolarmente preoccupante, ci ho fatto l'abitudine in davvero poco tempo. Altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, il funzionamento del cambio. Ragazzi, io sono cresciuto sul Booster Spirit, qualcuno di voi può pensare che questa sia un'auto che si guida come uno scooterone, in realtà rispetto alle vecchie full hybrid, che erano davvero un po' come il mio Booster Spirit, in queste ultime generazioni di tecnologia di full hybrid il motore gira sempre ad un bassissimo numero di giri, soprattutto per spingervi in avanti, perché l'elettrico interviene tantissimo ed è meglio. Questo cambio, diciamo così, a variazione riesce a tenervi il motore ad un basso numero di giri e riesce a farvi muovere con allegria in avanti, questo sia in urbano sia in extraurbano. Magari solo in autostrada può dare qualche sensazione di overdose di giri motori, ma mi sembra la normalità. Inattaccabile questa automobile anche dal punto di vista interno, che per essere una compatta di segmento B è finita davvero bene. Mazda e Toyota internamente, come ben sapete, soprattutto ad oggi, negli ultimi anni, lavorano di fino sulla qualità degli interni, va bene. C'è fondamentalmente tutta plastica ed ecopelle, ma cosa volete di più da una segmento B? Vi dico che però le plastiche utilizzate sono di ottima qualità, tantissime plastiche morbide ed anche un look alla vista che è davvero
buono e dà senso di solidità. Mi sembra un'automobile che nel tempo riuscirà a resistere davvero tanto. Mi è piaciuta la disposizione dei vani portaoggetti, che sono studiati con delle logiche intelligenti e sono pratici da raggiungere, anche perché l'abitacolo è piccolo, quindi si arriva fondamentalmente in qualsiasi zona dell'abitacolo. Con un po' di forzatura il mio giga borraccione c'è stato nella tasca della portiera, però spingendolo con un po' di decisione all'interno appunto della tasca. In generale ho trovato posto per qualsiasi cosa, sia per il telefono, sia per le chiavi, sia per il portafoglio, marsupi, zaini, quello che volete. Il baule ha una capacità di poco meno di 290 litri ed è secondo me in linea con tutte le altre compatte di segmento B sul mercato. Abitabilità molto buona, principalmente per due persone al posteriore, quindi un'auto da utilizzare fondamentalmente in quattro. Insonorizzazione, per come la vedo io, in linea con tutte le competitor. Visibilità molto buona in tutte le direzioni e, cosa che farà piacere a molti fra voi, guida rialzata. Non è un SUV, non è un crossover, ma non si guida a terra, si guida parecchio in alto. Vi garantisco che qui a bordo non si fa fatica a gestire l'ingombro dell'automobile, non sentirete la mancanza di un'automobile con una guida più alta, vi do la mia parola. Consumi, prezzi e difetti particolari per chi utilizzerà principalmente l'automobile sulle tratte autostradali, perché sì, dal mio punto di vista quest'auto si può utilizzare alla grande anche su tratte autostradali. I consumi sono di circa 20 km al litro a 110 km orari, 20-21, e di circa 16-17 km al litro a 130 km orari. Il bello arriva quando fate extraurbano o urbano, perché non che in autostrada l'automobile beva tanto. Qualcuno di voi, come avrete intuito dal titolo, potrà dirmi: questi consumi non sono reali, e invece vi dico che sono reali perché ho fatto io i calcoli carta e penna. Il mio consumo medio dopo 736 km percorsi si è attestato a 30.2 km al litro, utilizzando l'automobile in tutti i contesti, facendo anche autostrada. Come ben sapete, guardate le mie spalle, io faccio salite e discese nel quotidiano, discese che tra l'altro sfrutto per le fasi di ricarica inserendo la modalità brake del cambio, che va a forzare la ricarica della piccola batteria, molto molto utile per fare un po' di freno motore. Pensate che alla base delle mie affermazioni ci sia un complotto o che io sia troppo ottimistico? Sappiate che qui difficilmente si va sotto i 25 km al litro. Chiaramente se la usate come una Mazda RX-8 è normale che beva, si arriva a 12-13 km al litro, ma se comprate una Mazda 2 Hybrid per fare ciò è evidente che avete probabilmente dei seri problemi mentali. Questa è un'auto che va utilizzata con gentilezza, sfruttando il veleggio, lasciandola scorrere sempre e andando sempre gentili sul gas per sfruttare al massimo la parte elettrica, la parte elettrificata, che vi farà inquinare zero e vi farà consumare zero. Calcolate che, dato che mi dà il computer di bordo, la metà dei chilometri che ho percorso li ho percorsi nella sola modalità elettrica. Il 50% della mia percorrenza è stato fatto a costo zero, semplicemente gestendo l'energia cinetica e la capacità dell'automobile di ricaricarsi in decelerazione e di scaricare la propria batteria in fase di accelerazione. Risultato, dal mio punto di vista, pazzesco. Parlando di prezzi, questa Mazda 2 Hybrid ha un prezzo di partenza di 21.000 euro. La mia automobile è in allestimento Select, allestimento di punta, e ha un prezzo di partenza, vi parlo dell'allestimento Select, di 25.600 euro. Sulla mia auto fondamentalmente c'è tutto a bordo, perché ci sono dei fari full LED con abbagliante automatico, cruise control, line assist, line keeping, radio DAB, Apple CarPlay, clima automatico, cioè siamo ben distanti dalle compatte di segmento B di 10-15 anni fa. Questa è già posizionata molto più in alto come dotazione tecnologica. Parlando invece di difetti particolari, banalmente vi dico: l'automobile è molto equilibrata, completa, si guida bene, è rifinita bene, beve un cavolo e ha dei costi di mantenimento bassissimi, magari a differenza dei costi d'acquisto. I difetti principali che ho riscontrato sono tre, le cose che mi hanno più infastidito: il fatto che al posteriore non ci siano delle luci, quindi i sedili posteriori di notte non sono illuminati, se aprite la portiera non ci vedrete nulla. Altra cosa che riguarda il posteriore, secondo difetto dal mio punto di vista, la portiera che non si apre sufficientemente per caricare e scaricare cose agevolmente. È una cosa alla quale ci si può fare l'abitudine? Secondo me sì, però valutate in base alle vostre esigenze. Se dovete attaccare e staccare un
seggiolino o caricare e scaricare un bambino tutti i giorni, fateci una ragionata. Ultimo ma non ultimo, se siete parecchio alti a livello di statura, non è il mio caso, probabilmente l'accoppiata monitor da 8 pollici del sistema di infotainment insieme allo specchietto retrovisore centrale potrebbero creare un cono di scarsa visibilità esattamente in quella direzione. Andatevela a provare in showroom, provate a sedervi a bordo e valutate un po' questo aspetto. Qualcuno di voi sulla pagina Instagram mi ha lamentato un po' anche il discorso del sistema di infotainment. Ragazzi, in Oriente sappiamo come fanno i sistemi di infotainment. Secondo me tutto ciò che c'è funziona bene. A me interessa la radio DAB e la possibilità di mettere il Google Maps sullo schermo. Poi per il resto posso adeguarmi a tutto. Chiaro è che non è un sistema di infotainment alla tedesca all'ultimo grido. Ragazzi miei, penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa Mazda 2 qua sotto nei commenti. Se siete interessati a quest'auto, a questo segmento, non lasciatevi perdere l'occasione di andare in concessionario Mazda a valutare tutto. Differenze di prezzo, formule di acquisto e optional rispetto a una Toyota Yaris. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo test drive, nella prossima prova su strada. Ciao ragazzi!